Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 3. Benedetti in Cristo. In Cristo noi siamo divenuti destinatari delle benedizioni e delle largizioni divine, non favori umani, ma beni di carattere celeste. L'espressione testimonia di un rapporto personale che non si poggia su meriti umani, bensì sulla fede nel Dio Redentore. La benedizione di Dio, infatti, non è la mera donazione di qualcosa di materiale, perché essa non riguarda cose o luoghi, ma persone che lo amano. Il mantello del profeta Elia fu ancora potente strumento nelle mani del suo discepolo Eliseo per aprire le acque del fiume Giordano. Ma il bastone di Eliseo, in mano a Gheazi, un servo malvagio, non sortì alcun effetto sul corpo di un giovane morto. È evidente che la benedizione di Dio non era sul mantello né sul bastone, essa piuttosto si manifesta in una fede consacrata. Se la tua speranza è legata a determinati oggetti o luoghi, il consiglio di oggi è: coltiva un sano rapporto di fiducia e comunione con Cristo. Soltanto in Lui Dio può benedire la tua vita, ovunque ti trovi, perché la sua benedizione è celeste. Fai di Gesù il tuo personale Salvatore e Signore. Lascia le tue vani, sterili superstizioni. Smetti di benedire o di far benedire le cose che ami e usi. Dio può benedirti qualsiasi cosa tu abbia o non abbia in mano, quanto la tua vita sarà nelle sue mani.